Ne bomba, Maria non mi fa più lavorare, cos'è successo con lei? Lo abbiamo visto per anni, al fianco di Maria De Filippi, come ballerino, postino, professore, Eclédica Diu, il danzatore polacco che si è sempre distinto per la sua tecnica e professionalità. Non solo, è stato l'unico che ha fatto ballare più di una volta la regina di Mediaset. Non dimenticheremo mai i balletti in cui si è cimentata a C'è posta per te, uscendo dalla sua area di comfort e conquistando ancor di più l'amore del suo pubblico. Ma in questo articolo non parleremo della Queen, bensì del suo ballerino preferito che, negli ultimi anni, è scomparso dal mondo del piccolo schermo. Eclédica Diu può anche aver abbandonato la televisione, ma non abbandonerà mai la danza, che è la sua vita. Oggi è impegnato come insegnante di ballo e anche con gli spettacoli organizzati in giro per l'Italia. A breve, il 26 agosto a Cervia, si terrà un gran galà della danza organizzato da lui stesso insieme a Silvia Frecchiami. Lo show rappresenterà un omaggio a Carla Fracci, che ci ha lasciati quest'anno, e vedrà all'opera i protagonisti del balletto attuale insieme a un'orchestra di 97 elementi. Non mancheranno volti conosciuti dal pubblico italiano. In particolare, nel cast ci sarà Giulia Stabile, la prima ballerina donna a vincere la competizione di Amici. La ragazza ha conquistato sin dal primo momento l'interesse di Eclédica Diu, che ha affermato di trovare in lei una carica e una personalità molto interessanti. Il ballerino polacco, quindi, non si ferma. Ma i suoi impegni sono lontani dalle telecamere della Mediaset. In una recente intervista, ha affermato che la colpa è proprio della televisione, che non rispetta più il lavoro dei ballerini. A suo dire la danza non trova più una giusta locazione in TV. Trovo che oggi si faccia tutto in maniera un po' frettolosa e purtroppo i risultati si vedono. Constato che da qualche tempo c'è meno rispetto per la danza, che non sembra avere più un futuro. Eclédica Diu crede moltissimo nel suo lavoro e nelle scuole di danza italiane, che continuano a generare dei grandi talenti. Allo stesso tempo è consapevole che molti di questi stessi talenti sono costretti a lasciare il nostro stivale per poter vivere della propria passione. Difatti, in Italia, la danza viene sempre più vista come un hobby piuttosto che come una vera e propria occupazione. Per Eclédica Diu non è stato come per i suoi colleghi più giovani. Lui ha avuto la possibilità di mostrare la sua bravura e la sua arte a tutto il grande pubblico di Maria De Filippi, che lo ha accolto sotto la sua ala protettiva. Ed è solo per lei che il famoso ballerino farebbe ritorno in televisione. Con la sua mentore, infatti, ha mantenuto un ottimo rapporto. Oggi Eclédica è molto occupato a far crescere la sua famiglia. Felicemente sposato con Charlotte Lazzari, nel 2016 è nata la loro primogenita Lea e, a breve, nascerà un maschietto, di cui non ha ancora voluto rivelare il nome. E voi che ne pensate?